il santuario della Madonna dell'Olmo, o meglio il santuario di Nostra Signora dell'Olmo, come il vero nome della Madonna che si venera qui, circa dal 1640. Ci troviamo sulla collina di Fabiano, il santuario appartiene alla parrocchia di Fabiano Alto, e sulle pendici del Monte Santa Croce, siamo a 280 metri sul livello del mare circa, in una posizione bellissima perché da qui si domina praticamente tutta la città e il Golfo della Spezia. Ecco, per ripercorrere la vicenda storica del santuario che sarà appunto meta del pellegrinaggio, dobbiamo fare un passo indietro nella storia di circa 4 secoli e andare al 1640 circa, quando secondo la tradizione inizia la venerazione verso la Madonna dell'Olmo in questo luogo. A quel tempo la tradizione dice che il quadro, che ora possiamo trovare all'interno del santuario, era collocato in questo luogo su un muro a secco in maniera molto modesta, una piccola edicola, come tante si vedono lungo le strade di campagna. La Madonna è presente assieme a San Giuseppe, questo ci fa pensare che è una delle rare, forse l'unica immagine mariana devozionale di un santuario che contiene non solo la Madonna ma anche proprio l'intera Sacra Famiglia, la Madonna Gesù e San Giuseppe al suo fianco, oltre alla presenza di San Nicola da Tolentino appunto. Ecco, il quadro della Madonna dell'Olmo con i santi che contiene accanto alla figura della Vergine Maria ha dato origine alla statua lignea della Madonna dell'Olmo, appunto, dei due santi, che viene normalmente conservata in parrocchia a Fabiano Alto, ma che viene portata qui processionalmente la vigilia della festa, che è appunto la seconda domenica di maggio, viene portata qui nel pomeriggio del sabato con una processione e poi riportata in parrocchia nell'ottava della festa, la domenica successiva. Questa processione è un po' l'erede di quella processione che il 5 maggio 1844 ha riportato da Fabiano qui all'Olmo il quadro della Madonna per poter essere collocato nel nuovo santuario e qui da sempre conservato.